mi ha fatto un bel viaggio. Io sono arrivato con Norberto. Siamo partiti ieri sera a mezzanotte. Ci abbiamo messo pochissimo ad arrivare. Abbiamo impostato Mestre sul satellitare. Vuoi andare a Messina? No, Mestre. Vuoi andare a Messo Canavese? Mestre. Anche satellitare ha detto: dove cazzo è Mestre? Non trovavamo nemmeno la via per venire qua. Abbiamo dovuto chiedere qui il Castellana a quelle simpatiche signorine che fanno la macarena con la gonna. Senti, devo andare Scarpon, quanto ci vuole? Ti faccio 20 euro. No, guarda, dobbiamo andare a fare spettacolo a Scarpon. Quanto ci vuole? E 20 euro meno non posso. Nicola, quello Scarpon. Ah, Nicola! Faccio 10 euro come faccio a lui, madre. E siamo arrivati e ho detto: Nicola, siamo in quattro, che la cosa più bella è... Dice: ma c'è tanto pubblico? Sì, sì, ma sai, noi siamo in quattro, ci siamo trovati per noi, tutti animali insieme. E cazzo, faccio lo spettacolo io? Mi ha detto Nicola: no, lo facciamo. Ho detto: però fammi fare un ingresso grande, dai, qualcosa di bello, qualcosa di quelli di dirompenti, come a teatro. Mi ha detto: cosa vuoi, Arturo, qualsiasi cosa. Tu non lo so, Nicola, cosa ti piacerebbe aprire? Lui è propositivo. Tu non lo so, Nicola, mi piacerebbe entrare con 10 trombe che squillano alla mia destra, 10 squillo che trombano alla mia sinistra. Ha detto: no, Arturo, no, questo no, così all'ultimo momento qua in sala non riesco a trovarti 10 trombe. È tutto ritardato così o poi vanno più veloci? Noi arriviamo in quattro, normalmente quando andiamo in quattro facciamo la rapinetta, scappiamo. Ma stasera... ci sono ragazze da sole stasera? Tante? Quante? Alzate un po' le mani. Alzate un po' le mani, non siate timide. Dividiamo, mettiamo gli eiaculatori precoci dietro, le donne single davanti. Ragazzi, stasera ci fermiamo, eh? Ho fatto un botto per iniziare. Nicola ha detto: sono pericolosi, ho visto a Napoli, a Capodanno, cosa è successo, c'è gente che ha perso la vista. Ho detto: bene, con quello che li pagano è giusto che gli costino un occhio. Se voi pensate a quanti ce n'è gratis in tutto il mondo, in Afghanistan non si sono ancora quietati, in Iraq se ne stanno accorgendo, in Libia tutti i giorni, e nel Kosovo fino a 8-9 anni fa li hanno avuti gratis 4-5 volte al giorno, e l'America di Clinton non doveva nemmeno giustificarli con un rapporto scritto, a volte ne bastava uno orale. Fai battute difficili che c'è un pubblico scelto qua. Bravo. Nemmeno la tecnologia ci aiuta. Non so se vi rendete conto di quanto sia importante questo millennio di scoperte scientifiche, biotecnologiche. Mi alzi un po' il microfono perché sembro Ratzinger che sta parlando da Venezia. Nicola, alza il microfono, la scomunica ti posso dare. Siamo un po' in difficoltà su quello, cercavo di capire anche tecnologicamente dove finiscono i soldi, perché ogni anno annoverano le grandi scoperte scientifiche italiane, ne sono uscite migliaia, sembriamo un paese tecnologicamente avanzato, che poi non è così realmente. Fra le grandi scoperte scientifiche, pensate che cosa hanno annoverato? La scoperta del pillolo, questo farmaco che blocca per 12 giorni la produzione di spermatozoi, quindi con 3 pillole al mese siamo a posto anche noi uomini. È stato testato in Italia su un campione di 1000 persone, uno dei quali sono io.
Dicono non ci sono controindicazioni. Ed è vero, salvo il ciclo mi viene con un meccanismo, non lo riesco a controllare. Gli uteri in affitto, la fecondazione assistita, ma cosa stiamo dicendo? Noi non si può fare. Ogni ministro della sanità si è incazzato perché non è una cosa che non puoi fare. Non siamo un paese liberista come l'America, come la Spagna, tanto che da noi se vuoi fare una cosa di questo tipo devi congelare il prodotto e farlo consegnare dalla Bofrost direttamente a Washington. Quando era uscita la legge sugli uteri in affitto, la fecondazione assistita in quel periodo ero single. Volevo fare un bambino, ho detto, beh, è semplice, utero in affitto, scelgo una persona consola che vada bene per me. Ho detto, questa va bene, ho chiesto, mi affitti l'utero. Lui mi ha detto, no! Almeno mi puoi ospitare per questa notte, ho detto, sai, mi porta avanti, cerchi di capire. Dove finisce il denaro? C'è una notizia bellissima, volevo farvi vedere. Apparsa sul Corriere della Sera, che parla di investimenti, e un titolo di spalla, ve lo leggo, quindi, titola Impotenza femminile, mito creato per vendere un farmaco. Questo articolo dice che quella pilloletta di merda, il Viagra, fattura 1,5 miliardi di dollari l'anno. 1,5 miliardi di dollari l'anno. Hanno fatto una ricerca a campione e hanno riscontrato che in questo millennio c'è una diminuzione della libido femminile, tanto che formalmente vogliono investire 0,5 miliardi di dollari sul Viagra rosa. Notizia di per sé anche interessante, la cosa paradossale che all'interno dello stesso giornale, una pagina interna, diceva che il morbo di Alzheimer in Italia colpisce 37.000 persone l'anno e vengono dati solo pochi spiccioli per la ricerca e tutti da fondi privati. Analizzavo questa cosa e dicevo, ma allora andando avanti così, noi ci ritroveremo sempre di più dei membri durissimi, ma non ci ricorderemo dove dobbiamo metterli. A gestire con della tecnologia che va avanti e dici ma cosa succede? Noi non riusciamo più a comprendere quello che abbiamo in mano, ogni cosa è diventata complicata, abbiamo 10 telecomandi a casa, io ho un forno Whirlpool, l'ho comprato, un microonde, ma sta lì perché c'è il Crispy Whirlpool Frasp, fa di tutto, non lo so usare, e così lo stereo, tanto che in difficoltà ho chiamato un mio amico che è quasi un hacker, mi ha detto sì, ti spiego, no, mi devi fare i post-it, devi dirmi come funziona, l'accendi, switch off, switch on, vai avanti, retro, e ho messo i post-it per far funzionare tutto così. Poi la donna delle pulizie a casa mia è mancata una settimana, ha mandato una sostituta che ha levato sti cazzo di post-it, ha pulito e li ha messi come cazzo gli pareva. Non ci crederete, ma io sono riuscito a cuocere in 7 minuti un DVD e a masterizzare un po' le mandorle nello stesso tempo. Cose incredibili, ti trovi realmente che si parla di internet, internet ormai è all'avanguardia, gli italiani, è una cazzata, gli italiani siamo al 36esimo posto in Europa, ma le donne sono entrate nel mondo del web, e il 4% compreso quelle che ci lavorano, non è vero, la mia ex moglie diceva, ma no, so usare, scusami, stavo andando a Roma una volta, ho detto ti arriverà una mail, rispondi sì, sono d'accordo, e me la inoltri a Roma. È perché non ho risposto, sì, ma poi hai preso il computer, me l'hai messo in una busta, ma hai spedito a Roma, qualche cazzo di problema ce l'hai. Noi investiamo, un rapporto del Censis dice che investiamo su telefonia, noi compriamo tutto qua. Telefoni sempre più avanzati, 400-500 euro hanno il quadriband, hanno il traduttore, riconoscono la musica, metti lì che pezzo è, lo sanno, e riescono a stamparti le foto ancora prima di scattarle, fanno delle cose incredibili, però noi questo rapporto del Censis dice che usiamo due funzioni, telefoniamo e digitiamo gli sms, sempre più contratti perché ci americanizziamo, che fa? Come boot, perché io noi parliamo col codice fiscale, i più giovani mettono gli emoticon, che gli emoticon sono quei disegnini alla fine della frase che sono una sorta di trasferimento di stato d'animo, sono i due puntini col trattino, parentesi chiusa, 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 una aperta, che vuol dire ciao, sono felice di sentirti, ma scusa, oggi mi girano un po' i coglioni, è tutto dentro, trasferimento, e questi creano degli imbarazzi non da poco. Voglio raccontarvi un aneddoto, stavo partendo per andare in Sicilia, Milano, aeroporto della Malpensa, ho avuto un impellente bisogno di andare al bagno, cosa che non faccio mai nei luoghi pubblici, ma la necessità superava la volontà, mi sono ritirato in questi bagnetti a schiera con queste pareti asettiche sottilissime dell'aeroporto,
Mi sono messo in modo liberatore sulla stanza e dopo un istante da una paratina vicina ho sentito una voce fare: ciao, come va? Non so neanche io perché ho risposto, forse per una forma di educazione insita in me, ho detto va bene, grazie, anzi va anche meglio, un po' per rompere il ghiaccio, un attimo di silenzio e lui ha replicato: e cosa stai facendo? Qua cosa si fa imbarazzante, non c'è solo Malpensa, le otto, che cazzo sto facendo, sto cagando, come tutti quanti, no? Ancora silenzio e lui ha fatto: senti, ti richiamo più tardi perché c'è un coglione più vicino a me che risponde a tutte le domande che faccio.